Passo la parola a Stefano. Grazie. Quindi il concetto fondamentale è quello di cercare di fare integrazione fra diversi dispositivi software proprio al fine di ottimizzare quelli che sono i tempi di gestione delle attività e fare il massimo dell'efficienza. Ora vi farò vedere delle slide molto velocemente che danno l'immagine del programma, del modulo sia di gestione della commessa e poi successivamente del modulo di manutenzione. E come tutte le cose, ovviamente, come tutti i programmi applicativi, sia il modulo di gestione della commessa che successivamente il modulo di manutenzione, hanno bisogno di una serie di ingressi che vanno ad alimentare il programma. Questi ingressi è possibile darglieli in parte automaticamente, in parte manualmente, quindi utilizzando collegamenti se ci sono con i programmi di progettazione, piuttosto che utilizzare magari altri file esistenti in vari formati, quindi Excel, come comunemente vengono utilizzati o quant'altro. Abbiamo delle funzionalità che essenzialmente sono quelle della gestione sugli ordini materiali, lavorazioni interne ed esterne, la gestione delle risorse umane, tutta la documentazione inerente alla costruzione dell'imbarcazione, la gestione degli account, dove per account si intende le diverse possibilità di accesso a questo programma. Qui apro una parentesi, molto spesso si tende a far utilizzare questi programmi a pochissime persone perché hanno dati critici, quindi si tende a non divulgarli per quanto possibile e così via dicendo. Questo però comporta sicuramente un rallentamento nelle operazioni perché tutte quelle fasi di data entry, che comunque in un certo caso sono sempre necessarie, saranno fatte da poche persone se non da una sola. Allora abbiamo pensato: diamo più accessi anche a livelli molto bassi, cioè inseriamo poche informazioni, ma facciamole inserire a più persone possibile, in modo tale da evitare che ci siano pacchi di carta sulla scrivania di un responsabile che poi devono essere trasferiti all'interno del programma. Questi sono spesso e volentieri gli elementi che contribuiscono alla scarsa diffusione di questi programmi, cioè il dover fare a tutti i costi un data entry manuale che poi nel tempo diventa pesante e si tende sempre a rimandarlo. Gli output del modulo di gestione della commessa sono una serie di documenti, di informazioni che ci danno in tempo reale quello che è l'andamento della commessa. Quindi il Gantt per quanto concerne le attività di costruzione, delle analisi economiche e degli alert sia sui materiali che sulle lavorazioni nel caso che queste non rispettino le date previste in commessa. Questi ovviamente sono degli alert automatici che possono essere programmati. Molto velocemente alcune schermate di come si presenta l'interfaccia del programma, in questo caso la prima pagina home page può essere personalizzata. Abbiamo poi un elenco generale di quelle che sono le commesse. Per ogni commessa poi è possibile andare a fare un dettaglio, in questo caso facciamo vedere quelli che sono i vari menu disponibili. È importante gestire tutte quelle che sono le anagrafiche che comunque sono necessarie, anche se in forma minimale, ma che sono necessarie per poter gestire le attività lavorative. Quello che è importante, per esempio, far evidenziare è che noi abbiamo in questo caso previsto delle attività template. Attività template sono delle attività preconfigurate all'interno del programma che possono essere replicate n volte e quindi con modifiche di volta in volta se sono diverse per imbarcazione o per tipo di lavorazione, ma che consentono un forte risparmio di tempo dal punto di vista della configurazione del programma. Come tool abbiamo poi infine il modulo di importazione dati da Rhinoceros che consente appunto di avere
un elenco di materiali già predisposti e pronti per essere ordinati in fase di lavorazione. Questo ok è morto. In questo caso vediamo come è gestita l'apertura della commessa. L'apertura della commessa è gestita come normalmente si gestiscono delle directory e dei file, quindi abbiamo una directory centrale con delle sottodirectory e di volta in volta possiamo inserire tutta una serie di attività, di funzioni che ci interessano. C'è un pannello di comando che consente appunto di movimentarle molto semplicemente, di inserire o eliminare delle commesse. E, alla sinistra dello schermo vediamo che ci sono una serie di icone, e la prima in alto è la lista delle attività. Poi abbiamo dei moduli che sono i moduli materiali, il modulo Gantt, il modulo reportistica, e quei simboli, il punto esclamativo all'interno del triangolo, sono gli alert che ci indicano in tempo automatico quelle che sono eventuali ritardi, eventuali scadenze nei tempi di gestione della commessa. Questo è molto importante. Abbiamo il programma produce in automatico un Gantt con tutte quelle che sono le indicazioni tipiche di un Gantt. In fase di sviluppo della commessa le attività possono essere liberamente modificate tra di loro, quindi io posso, nel caso in cui abbia degli slittamenti di consegne o comunque abbia una serie di problematiche, posso rimodulare il sistema e il sistema ricalcolerà poi automaticamente tutte le date. È possibile inserire tutta una serie di vincoli tra le attività e, quello che è anche molto importante, è possibile inserire le interferenze, cioè quelle attività che non possono essere portate avanti contemporaneamente in una singola area di lavoro perché incompatibili tra di loro, e quindi posso gestire questo tipo di problematica. Questa invece è una fotografia in tempo reale o in tempo retrodatato su quelli che sono lo stato economico del sviluppo della commessa, che sia essa di costruzione o di refitte. Io posso andare a inserire una data e calcolare qual era lo stato di avanzamento, lo stato economico della commessa in quel periodo, oppure posso averla in tempo odierno, attuale. E in questo caso c'è la gestione delle risorse umane. Sulle risorse umane possono essere compilate tutta una serie di informazioni, oltre che una grafica standard della risorsa umana, ma è abbastanza importante creare quelli che sono dei calendari personalizzati, dove io posso andare a programmare per tutto un periodo temporale quelle che sono le ore lavorative disponibili per quella persona, le eventuali ferie che la persona aveva programmato e così via dicendo. Questo mi risulterà importante quando vado a determinare, quando vado a programmare le attività di lavoro e l'utilizzo delle risorse, per capire quali sono le risorse disponibili e per capire in modo automatico, il sistema me lo dice, se la persona che intendo utilizzare è sovraccaricata o è sottocaricata. Qui, in questo modo, quindi è possibile gestire in modo automatico quelle che sono le risorse all'interno del cartiere. In questo caso abbiamo la schermata che fa vedere la programmazione degli alert. Io gli alert li vado a programmare rispetto alla scadenza prefissata dal progetto oppure della scadenza di consegna dei materiali, e quindi i rischi di dimenticarsi una consegna importante sono enormemente ridotti. Molto semplicemente, quindi, il modulo di gestione della commessa è un oggetto che deve essere visto proprio come un ausilio alla costruzione o al refit dell'imbarcazione. Riteniamo che sia importante avere strumenti di questo tipo. Noi abbiamo visto spesso e volentieri durante lo sviluppo della suite, abbiamo fatto diverse visite in cantieri, abbiamo un po' ascoltato quelle che erano le problematiche e insomma è stato abbastanza chiaro che le problematiche comuni erano la gestione del magazzino, che magari in tempi più floridi veniva gestito così, insomma, in modo piuttosto
diciamo, senza porre particolare attenzione a quelle che hanno le giacenze di magazzino, prodotti esistenti e quant'altro, e quelli che sono poi i ritardi consegna dell'imbarcazione. Si è visto che mediamente ci sono dei ritardi piuttosto importanti, e questi sicuramente non impattano positivamente sul cantiere e per quelle che sono le imbarcazioni future. Il modulo invece di gestione della manutenzione, che è un modulo nato nel 2006 per altre attività, come ho detto all'inizio, e poi conseguentemente sviluppato per quanto riguarda la parte settore della nautica, è un modulo che è molto collaudato, quindi è un modulo che ha una sua vita, che ha una sua funzionalità ed è stato ottimizzato per quelle che sono determinate caratteristiche proprio fatte nel settore della cantieristica. Anche in questo caso abbiamo degli ingressi che devono essere inseriti ovviamente per poter permettere al programma di produrre dei risultati. Anche in questo caso sono informazioni che possono essere acquisite in modo automatico da altri programmi o da file elettronici di qualsiasi tipo, da altri database e così via dicendo, e che vanno a preparare tutta quella che è la struttura necessaria per l'attività di manutenzione. In questo caso le funzionalità del programma sono poche, sono semplici, ma questo non significa dire che non siano importanti. Quindi la manutenzione programmata e preventiva, la manutenzione straordinaria, tramite la produzione di tutta una serie di ordini di lavoro, la gestione di uno scadenzario, una lista delle attività, un magazzino e quelle che possono essere delle chiamate, quindi una manutenzione correttiva fatta su eventi che possono accadere in qualsiasi momento della vita dell'imbarcazione. Ritornando a quello che è stato un po' il motivo per cui abbiamo realizzato certe cose, quindi sfruttare le nostre conoscenze nel settore dell'automazione per trasferirle nel settore della cantieristica, il modulo SimNow consente tutta una serie di interfacciamenti automatici. Quindi noi abbiamo sviluppato un driver in CAN bus, che quindi si può collegare in modo semplice con la motorizzazione e con tutte quelle utenze che hanno una porta di comunicazione in CAN bus. Questo significa dire che noi dal pannello del cruscotto del SimNow possiamo settare una serie di alert, una serie di allarmi, andare a leggere contatori, andare a leggere eventi che mi possono far scaturire in modo automatico degli ordini di lavoro, oppure se matchati tra di loro e correlati con altre informazioni possono fare una diagnostica di tipo predittivo. Questo nel caso in cui il SimNow sia installato non in un cantiere ma anche a bordo di un'imbarcazione. È possibile ovviamente interfacciarsi anche con altri sistemi di controllo, con quadri di gestione elettrici, con logica PLC per tutte le varie parti dell'imbarcazione. Le uscite del SimNow sono un monitoraggio in tempo reale su quelle che sono le apparecchiature collegate, quindi una segnalazione dei guasti, degli alert, report statistici, report economici e tutta una serie di documenti correlati alla gestione e manutenzione dell'imbarcazione. Anche in questo caso vi faccio vedere alcune immagini del programma, quindi come si presenta l'interfaccia operatore, come per il modulo di gestione della commessa. Anche in questo caso l'accesso al programma è possibile a più livelli, in modo tale che piccole informazioni, semplici informazioni, come per esempio quante ore sono state impiegate, che materiali sono stati impiegati, quanto tempo è stata ferma l'imbarcazione, possono essere introdotte dagli operatori, dai tecnici. Questo è importante perché poi alla fin fine, quando noi andiamo a valutare quanto effettivamente è costata la gestione dell'attività di manutenzione e quanto è stata valida l'attività manutentiva, quindi le performance che il cantiere riesce a dare,
se non ci sono determinati parametri è impossibile poi calcolarli e quindi monitorarli. Alcune schermate molto semplici, questo è un esempio di una schermata della gestione delle chiamate. In alto abbiamo un overview che fa vedere la possibilità di poter impostare delle query di ricerca su un elenco di chiamate ricevute, e le diverse colorazioni e le diverse indicazioni indicano la possibilità di capire a colpo d'occhio se le attività, le chiamate sono ancora aperte, sono state eseguite, sono in ritardo o meno. Possiamo inserire tutta una serie di informazioni, da chi ha chiamato, per qual è il motivo della chiamata, quali saranno le ditte che magari noi andremo a utilizzare per effettuare l'intervento e così via dicendo. Quindi possiamo prendere i giusti correttivi per poter eliminare tutte quelle carenze che è normale che ci siano in un'azienda se non vengano mappate e visualizzate. Gli effetti della suite PROGSHIP sono direi positivi, come tutti quei programmi che consentono di avere un controllo e un monitoraggio delle proprie attività. Quindi possiamo meglio organizzare le attività della filiera produttiva, avere sotto controllo i costi e poter fare una previsione sugli stessi, poter implementare delle strategie in azienda e quindi poter gestire quelle che sono quello che è il futuro e quello che è le decisioni che vogliamo mettere in azienda, così come avere un'idea concreta di quelli che sono i costi che stiamo attraversando che stiamo sostenendo nello sviluppo della commessa e capire se effettivamente siamo nel budget o meno. Il professore prima ha portato degli esempi senza fare nomi, ma ha detto che spesso e volentieri a far avvenuto e conti fatti si sono resi conto che la commessa non è stata produttiva, non ha creato marginalità. Possiamo quindi poi anche avere un'azione di monitoraggio su tutto quello che noi stiamo facendo, quindi questo è importante. Si traduce tutto in termini di efficienza e in termini di gestione e riduzione dei costi, che in momenti come questo è sempre importante tenere sotto controllo. Garantiscono anche una fidelizzazione con il cliente, perché l'assistenza post vendita oppure refit sono comunque un sinonimo di fidelizzazione, perché consentono di mantenere un contatto nel tempo con il cliente. Veniva detto prima dal ingegner Policardo, non è detto che l'imbarcazione ritorni a fare refit all'interno del cantiere, ma per quale motivo dover andare in America a farla se poi sono imbarcazioni che navigano nel Mediterraneo. Quindi abbiamo tutta una serie di performance che possiamo ottenere dall'utilizzo di questa suite software o da suite simili. Noi ovviamente siamo convinti che la nostra rispetto ad altre, non dico che sia migliore, ma sicuramente qua è un oggetto abbastanza semplice, e la semplicità spesso e volentieri paga, perché avere prodotti software molto complessi che poi sono difficili da implementare in azienda, si corre il rischio che questi vengano accantonati in tempi piuttosto rapidi, quindi facciamo un investimento che poi non ha un ritorno in termini economici e reali. Sono stato troppo veloce. Quindi in buona sostanza questi strumenti creano delle dinamiche all'interno dell'azienda, creano più flessibilità e consentono di creare una filiera sia con tutti quelli che sono i fornitori, sui fornitori del cantiere, ma anche all'interno del cantiere stesso. Il target di riferimento per quella suite sono tutta una serie di attori nel comparto della nautica, che sono questi elencati. La suite è disponibile ovviamente su più formati tecnologici, andiamo da ovviamente il classico PC a quelli che sono palmari di tipo industriale, potremmo fare anche installazioni di tipo diverso su iPad o strumenti analoghi, ma insomma
Diciamo che l'utilizzo di oggetti a carattere industriale è sicuramente più, sono più efficienti per quanto concerne poi l'utilizzo in cantiere, sicuramente. Io vi ringrazio per l'attenzione, colgo l'occasione anche per fare un ringraziamento particolare, insomma, a quelle strutture. Ringrazio la Regione Toscana, nei suoi vari esponenti, nei suoi vari settori, perché Procship è stato sviluppato con il contributo della Regione Toscana, il Porcreo del 2009, quindi questi sono strumenti che vengono messi a disposizione delle imprese che, se ben utilizzati, si spera che diano dei risultati. Ecco, questa è la cosa più importante. Vi ringrazio per l'attenzione.